Tre anni e 300 euro di multa, la pena inflitta a Ruslans Kyukov, lettone di 29 anni, che ieri ha patteggiato la pena ma che rimane in carcere per scontarla. Kyukov nel novembre scorso, in un venerdì notte, si introdusse in due locali del centro di Fano, la Bella Napoli ed il Tiravino alla ricerca di soldi. Poi, dopo un ripensamento, era tornato sulle sue tracce ed aveva appiccato il fuoco ai due locali per cancellare eventuali segni o indizi del suo passaggio, utilizzando dei liquori come combustibile. La Bella Napoli se la cavò con poco e dopo non molto poté riaprire i battenti. Il Tiravino invece dovette chiudere per diverse settimane, avendo fumo e fiamme fatto notevoli danni. Una brillante operazione della polizia di Fano poi portò rapidamente all'individuazione del balordo che devastò i due locali. Il lettone anche in quell'occasione patteggiò e si beccò 2 anni e 6 mesi ai domiciliari in una comunità di recupero per problemi psichici, ma da cui evase poco dopo per darsi a una serata brava in compagnia di due squillo in un albergo della zona che pagò incautamente con un prelievo bancomat di 1.500 euro. Ora riacciuffato ha patteggiato nuovamente, ma la pena, diventata di 3 anni, ora la sconterà in carcere.